Ending of ovation per lo Gullotta al Teatro Kennedy per il quarto appuntamento della stagione di prosa del teatro pubblico pugliese. L'attore siciliano ha magistralmente interpretato il professor Toti in Pensaci Giacomino. L'opera, adattamento teatrale della novella pirandeliana del regista Fabio Grossi, ha visto alternarsi sulla scena diversi attori di pregevole bravura della compagnia Enfiteatro e del Teatro Stabile di Catania. In scena anche delle enormi scenografie, i giganti, che simboleggiavano la calunnia e il bigottismo sociale, tanto caro a Pirandello è ancora attuale. Grazie alla collaborazione con Teatro Pubblico Pugliese, abbiamo avuto l'occasione di incontrare Leo Gullotta prima del suo ingresso in scena. La novella di Pirandello è stata scritta nel 1915, adattata nel 1917, siamo nel 2019 ed è ancora attualissima. Non attualissima, sembra scritta stamattina perché questo signore di nome Luigi Pirandello, premio Nobel per la letteratura, conosceva perfettamente la macchina teatrale e cento anni fa, quando scrisse Pensaci Giacomino, praticamente scrivendo questo prima la novella e poi il lavoro teatrale, individuò il disfacimento di questa nostra società perché in questo lavoro. Che, che abbiamo accorpato senza nulla togliere al testo un'ora e venti. Allora, i temi che ci sono sono la condizione della donna, la scuola con annessi e connessi, eh, la violenza che genera, o meglio, l'ignoranza che genera violenza, eh, la mancanza di umanità, gli anziani. Il protagonista di questa storia, ma sono protagonista io assieme ad altri otto miei compagni di lavoro, ehm, eh, il protagonista è questo professor Toti, un uomo anziano, solo, non sposato che insomma, data l'età anziano, o probabilmente eh, pochi anni di vita ancora. Bene, lui li dedica alla possibilità di far contenta una coppia che non ha possibilità beh, per tante ragioni di farli vivere meglio nel futuro, nel loro futuro. Ma qui accade il 48 perché tutti quanti, soprattutto la gente, la gente, il tema dominante di Pirandello, l'ipocrisia che si interessa agli altri senza sapere nulla degli altri. E oggi non abbiamo Facebook e quant'altro che si interessano senza sapere nulla e insultano pure. Quindi tutti i temi che vi ho descritto... Eh, ecco, appartengono a questa grande riflessione, quindi il pubblico. Noi andiamo in giro per l'Italia da ottobre con questo lavoro, ovunque è uno straordinario eh, successo di pubblico, perché c'è un'attenzione emotiva continua fino ad arrivare poi alla conclusione di questa storia. E quindi il pubblico rimane affascinato, commosso, è un momento di riflessione. Sicuramente, con questi temi, ognuno di voi ha dei fantasmini quando qualcuno li risveglia. No, ecco, è, 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 il pubblico è contento perché viviamo in un momento dove siamo impauriti. Siamo diventati cinici, ci hanno fatto diventare cinici, ci hanno fatto diventare orsi, no? tutti appartati, nessuno si interessa mai di nulla. E invece no, perché uscire, andare a teatro, che è una tradizione millenaria, no? nei secoli la Grecia, è bello stare insieme a teatro e si pensa, ora ridendo, ora piangendo. Il teatro è importante, una città senza teatro, come posso dire, è una specie di stalla perché non c'è un punto di riunione, eh, di riflessione. La riflessione è importante e il pubblico rimane affascinato, gioioso, eh, diciamo la conclusione dello spettacolo è davvero sempre dove siamo stati, nord, sud, est, ovest, un trionfo. Serve a pensare, pensare fa bene. Eh, pensare, vedere, leggere, andare al cinema, al teatro e medicina per la mente. Quanto di Leo Gullotta c'è cioè nel professor Toti? No, 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 no io. Eh, io posso avere un rapporto in questi anni, 54 anni di carriera, 73 anni d'età, posso avere seminato eh, come persona in un determinato modo col pubblico, con le persone eh, dove metto appunto al primo posto l'umanità, ma la vita è una cosa il lavoro è un altro, io, io di mestiere faccio l'interprete cioè interpreto personaggi lontani da me, è il compito di chi fa la mia professione ne ho forniti tanti di personaggi e il professor Totti è un personaggio di oggi, un anziano che si batte per avere umanità, per combattere l'ipocrisia e oggi non prendiamo le pensioni grazie agli anziani? Gli anziani non si eh, fanno in quattro per dare una mano ai giovani, ai nipoti, ai vicini, si può fare. Ecco, il professor Toti è l'emblema di un anziano di oggi.